Sono Antonio De Giuseppe, presidente del Bonsai Club Pollino. Abbiamo organizzato qui questa mostra al Protoconvento di Castrovillari in collaborazione con l'Ente Parco e con la GAS Pollino. Noi siamo un club esistente ormai da tantissimi anni qui con sede a Firmo. Abbiamo organizzato, come dicevo, questa mostra. Per passione, siamo un gruppo di appassionati, siamo 12 persone iscritte al nostro club, il quale club è poi iscritto a un'associazione nazionale. In questa mostra abbiamo esposto delle piante del nostro club e delle altre piante che vengono da tutto il sud, quindi ci sono piante che vengono da Campania, Lucania, Sicilia e tutte le regioni del sud. Allora, il bonsai, lo stesso termine tradotto, diciamo, dal giapponese indica un albero cresciuto in vaso, però noi diciamo che il bonsai può essere una pianta cresciuta in vaso, ma con arte, con un certo stile, con alcune dinamiche. Su questo tavolo abbiamo fatto un tavolo dimostrativo di come si può evolvere un bonsai. E partiamo da una prima pianta grezza e attecchita dopo la raccolta, oppure una pianta presa in vivaio, e si passa in una seconda fase in cui la pianta è stata pulita, è stata potata di tutte le parti che non servono a formare un bonsai. Dopodiché si può passare ad una terza fase in cui è previsto anche la progettazione della pianta, cioè specificare bene come viene, dove mettere i rami, dove posizionare i rami. Come si vede su questa pianta è stata modellata completamente con del filo di rame che viene messo sui rami per dare la forma giusta alla pianta. Dopo di questa fase si passa a una fase quasi definitiva in cui la pianta è più folta e più ricca. Tra queste due fasi, naturalmente, tra tutte le fasi, ci sta qualche anno di tempo, quindi possiamo dire che per arrivare a questa fase possono passare dai 2 ai 4, 5 anni, poi dipende da quando si è bravi, da quando si sa coltivare. E questa è una fase quasi definitiva. A questo punto la pianta è passata in un vaso da bonsai su misura e noi dobbiamo non fare altro che infittirla e migliorare tutti i particolari, la legna secca, in cui si interviene, noi in bonsai si interveniamo anche facendo le sculture sulla legna per renderla più naturale possibile, più vecchia possibile, e poi lavoriamo sui palchi, su tutti i rami in modo da infittirli molto. Il risultato deve essere una pianta molto vecchia, molto vetusta, molto grande, e questa pianta, proprio questa che vediamo qui, fra qualche anno potrà essere esposta come le altre piante che abbiamo nella mostra.